sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Ricercato in mezza Europa, era ospite della zia Fossombrone, arrestato un marocchino per traffico di veicoli rubati. Partirà dallo scalo Fanese il raid aereo Italia-Inghilterra, 7 velivoli con 14 piloti a bordo che in un solo giorno dovranno percorrere 1500 km fino a Cosford, vicino Londra. Il Carnevale di Fano come risorsa per l'economia del territorio, ogni euro investito nell'evento ne produce quasi 5 sulla città della fortuna. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia. I carabinieri di Fossombrone hanno arrestato un marocchino che apparteneva ad una organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di auto rubate. Vediamo. Avevano organizzato l'intera filiera, rubavano auto, soprattutto quelle di lusso, alteravano i telai, falsificavano i documenti e poi le mettevano nei mercati esteri, soprattutto in Nord Africa. L'associazione criminale, radicata in Spagna, operava in tutta Europa. Un'importante operazione, portata a termine dalla polizia spagnola, aveva consentito di smantellare l'organizzazione con la cattura dei vari componenti della banda. Uno però era sfuggito all'arresto. Il latitante, un magrebino, aveva una residenza di comodo da una zia che abita a Fossombrone. Di fatto, dopo aver simulato un matrimonio con una italiana, girava in lungo e largo la penisola e l'Europa per lavoro. I carabinieri di Fossombrone da tempo tenevano sotto osservazione la casa della zia. Prima o poi avrebbe dovuto far ritorno, almeno per sistemare le commissioni burocratiche sulla residenza e sul permesso di soggiorno. E infatti la tenacia degli uomini dell'arma è stata premiata. Appena il marocchino è arrivato nel comune Fossombrone, i militari lo hanno intercettato e sottoposto a controllo. Dalla consultazione della banca dati hanno avuto la conferma che sul suo conto pendeva un mandato di arresto emesso dall'autorità giudiziaria spagnola per associazione a delinquere dedita al traffico di veicoli rubati. L'uomo, un 26enne, è stato arrestato in esecuzione del mandato d'arresto europeo e portato nel carcere di Villa Fastigia a Pesaro, in attesa che le autorità italiane concedano l'estradizione in Spagna. La polizia di Urbino ha identificato e denunciato 4 giovani ritenuti responsabili di deturpamento e imbrattamento. Si tratta di 2 episodi distinti ed in entrambi i casi sono stati determinanti i filmati dei sistemi di videosorveglianza. L'episodio più grave è avvenuto a fine maggio, quando sono state danneggiate con la vernice spray le mura del Palazzo Ducale di Urbino, nella zona a fianco dei torricini appena restaurati. I responsabili sono 2 tredicenni, quindi non imputabili, ed un quindicenne del posto, denunciato per danneggiamento con l'aggravante di aver compiuto l'atto su un edificio di interesse storico-artistico. L'altro episodio invece risale a febbraio, quando furono imbrattati con un pennarello indelebile diversi piani del centro commerciale Santa Lucia, sempre ad Urbino, con scritte ingiuriose contro le forze dell'ordine e la religione. Il responsabile è un ragazzo, 17enne all'epoca dei fatti, ed ora maggiorenne, ripreso mentre tracciava le scritte con un pennarello rubato. È stato denunciato per furto, deturpamento e imbrattamento, vilipendio delle istituzioni e manifestazioni oltraggiose verso la religione. E domani sapremo chi formerà la giunta targata Luca Ceriscioli. Infatti ci sarà questa prima conferenza stampa ufficiale domani del neo governatore Ceriscioli, a seguito della proclamazione del nuovo presidente della giunta regionale delle Marche, avvenuta nel pomeriggio da parte dell'ufficio centrale regionale presso la Corte d'Appello di Ancona. Il presidente Ceriscioli incontrerà la stampa domani, venerdì 12 giugno alle 11:30, presso la sala di rappresentanza della sede istituzionale all'ottavo piano di Palazzo Raffaello. I docenti del coordinamento scuole 27 maggio, che riunisce insegnanti di ogni ordine e grado della provincia di Pesaro Urbino, continuano a manifestare contro il rinnovamento della scuola proposto dal governo Renzi. Oltre a bloccare gli scrutini, insieme a genitori e studenti si sono dati appuntamento oggi pomeriggio alle 18:30 in piazza 20 settembre a Fano, dove hanno protestato appunto contro la riforma della buona scuola. Sentiamo la dichiarazione che abbiamo raccolto proprio pochi minuti fa
dal nostro Lino Balestra. Ma la riforma non è che non ci piace tout court, però quei punti che i sindacati già avevano mostrato durante le prime trattative come critici, il governo ha continuato a far finta di niente, nel senso che apparentemente sembrava ci fosse un'apertura, poi in realtà c'è stato questo slittamento del dibattimento in Senato, è stato più un prendere tempo, oppure come qualcuno dice, forse è stato anche un modo per spostare il dibattito in un periodo in cui le scuole sono finite, le attività didattiche sono finite e quindi forse è anche più difficile per noi mettersi d'accordo e ritrovarci. Quindi questo e altri presidi pensiamo che siano utili proprio per continuare a sostenere il tipo di lotta che facciamo. Partirà domani mattina dall'aeroporto di Fano il raid aereo Italia-Inghilterra del nucleo aereo di protezione civile Fly Fano Club. 7 velivoli con 14 piloti a bordo che in un solo giorno appunto dovranno percorrere 1500 chilometri fino a Cosford, vicino a Londra. È un raid che vedrà impiegati 14 fra piloti e copiloti e 7 velivoli leggeri e dallo scopo di formare i volontari dell'associazione alle lunghe navigazioni. Partirà domattina dall'aeroporto di Fano il raid aereo Italia-Inghilterra del nucleo aereo di protezione civile Fly Fano Club, parte integrante del sistema di protezione civile della regione Marche. Gli equipaggi sorvoleranno diversi stati europei, fra cui Svizzera, Germania e Francia, per giungere nello stesso 12 giugno all'aeroporto militare di Cosford, base della Royal Air Force, a 250 km a nord-ovest di Londra. In quella installazione i piloti del Fly Fano parteciperanno il 15 giugno prossimo al Cosford Air Show, al quale sono stati ufficialmente invitati dallo Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare Inglese e che ogni anno richiamano tantissimi appassionati da tutta Europa. L'iniziativa è questo raid aereo da Fano a Cosford, a nord di Londra, e a Cosford in questo momento c'è una manifestazione aeronautica delle più importanti a livello europeo e il nostro gruppo di piloti è l'unico autorizzato ad atterrare su questo aeroporto militare, è l'unico invitato dalla Royal Air Force. Il programma prevede fra l'altro un incontro con i vertici della Royal Air Force, possibile inizio di future collaborazioni. Per l'occasione i 7 velivoli sorvoleranno la base effettuando elaborate figure secondo schemi provati a lungo negli ultimi 5 mesi. Il viaggio, particolarmente impegnativo da un punto di vista tecnico per la lunga distanza da percorrere, si tratta di oltre 3.000 km fra andata e ritorno, ha richiesto un'accurata preparazione degli uomini e dei mezzi. Un grandissimo evento internazionale a cui quest'anno la Royal Air Force aggiunge i 75 anni dalla battaglia d'Inghilterra, quindi un evento grandissimo dove arriverà tutte le forze aeree del mondo e noi come nucleo aereo di protezione civile Fly Fano Club siamo ospiti a sorpresa, perché veramente noi siamo entusiasti di questa cosa, siamo gli unici civili, gli unici velivoli civili e piloti civili ad atterrare lì ed essere ospiti in linea volo con tutte le pattuglie del mondo e tutte le forze armate del mondo. Il Fly Fano Club conta una cinquantina di iscritti impegnati sul fronte del volontariato civile. Attività peculiari del gruppo sono il monitoraggio aereo in caso di grandi calamità come terremoti, alluvioni o incendi e la ricerca di persone scomparse sia in terra che in mare. Numerosi inoltre sono i riconoscimenti ufficiali conferiti ai soci dell'associazione per l'opera meritoria svolta in favore della comunità. È veramente un orgoglio per me rappresentare non solo Fano, non solo le Marche, ma l'Italia intera in questo air show che si terrà a Cosford, e siamo riusciti veramente a farci accogliere e ad essere accolti in una maniera molto molto bella e ad essere quindi anche ospiti a pranzo domenica dal capo di Stato Maggiore. Quindi veramente una bella iniziativa e spero che tutti noi siamo pronti e portiamo in alto il tricolore. Durante la conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa il Fly Fano Club ha consegnato il diploma di socio onorario anche al questore di Pesaro e Urbino Antonio Lauriola.
La nostra redazione qualche settimana fa ha aperto un gruppo su Facebook, Reporter di Strada, al quale potete far parte anche voi, naturalmente basta chiedere l'iscrizione che naturalmente è gratuita. Reporter di Strada, come già si può intuire dal nome che gli abbiamo dato, serve per collaborare insieme a noi e per segnalarci le varie situazioni che si possono incontrare in giro per il territorio. E oggi un nostro reporter ci ha segnalato questa particolarità, questa foto curiosa, ovvero l'indicazione di una buca. Qui siamo in via Cuomo, una traversa di via Fanella nel quartiere di Fano 2, una buca che è stata segnalata con tanto di vernice spray gialla, quindi ben visibile, e addirittura la scritta buca, ed è una grande buca da quello che si può vedere. E vedete il marchio, il nostro logo, Reporter di Strada by Fano TV. Lo potrete trovare, questo gruppo aperto, su Facebook. Adesso parliamo di carnevale. Investire un euro nel carnevale di Fano ne produce quasi 5 sul territorio comunale. E quanto emerge da una indagine promossa dall'ente carnevalesca durante le ultime 3 domeniche dedicate alla manifestazione. Un carnevale in ottima salute, moltiplicatore di ricchezza per il territorio. È questa la fotografia emersa dall'indagine Opinioni, caratteristiche e comportamenti del pubblico del Carnevale di Fano 2015, promossa dall'ente carnevalesca. Lo studio è stato condotto da Sigma Consulting, società pesarese di analisi di mercato, che ha intervistato oltre 1000 visitatori nelle 3 domeniche dell'ultima edizione. Lo studio evidenzia come i capolavori di cartapesta, nati dalle mani degli artigiani locali, siano veri motori emozionali per la gente del posto e per coloro che visitano Fano per la prima volta. Addirittura superano le aspettative, aggiudicandosi un punteggio di 4,56 su una scala crescente da 0 a 5. Segue l'atmosfera gioiosa, poi corsi mascherati e il getto. Ma ancora più importante è ciò che questo giudizio comporta in termini concreti sull'economia del territorio, perché l'impatto economico del carnevale sfiora i 2 milioni di euro. 1 milione speso solo dai turisti, di cui la gran parte, ovvero il 71%, ricade direttamente sul comune di Fano. Significa che ogni singolo euro investito nel carnevale ne produce quasi 5. Facendo delle domande in un questionario abbastanza pieno, abbiamo adesso finalmente dei dati precisi che ci aiutano a migliorare e a far sì e capire, meglio ancora, capire quali sono le parti deboli e quelle che devono essere rafforzate, quindi, e quelle migliorate e tolte e portate avanti. La parte da leone la fanno i carri. La carri è la cosa, mi pare che abbia riportato quasi un 40%. E dietro ai carri la grande atmosfera carnevalesca. Ogni euro investito ne produce quasi 5, per essere esatti un 4,9. Inoltre, fra i turisti della Lombardia, Veneto e Lazio in testa, il 75% soggiorna in città per una media di 2 notti e l'81% del pubblico è sicuro di tornare per la prossima edizione. Invece per il carnevale a pagamento, che cosa ne pensa l'ente carnevalesca e che cosa ne pensano d'altra parte anche i fanesi turisti? Certo. Io vengo a dirti, fino adesso è gratis, vorresti pagare, è normale che venga fuori un 51%, mi pare, che non vogliono, e l'altro 49% dice sì, ma che sia dai 2 a 5 euro. Dico subito che non si è presa nessunissima decisione, ma a breve avremo altri incontri allargati con appunto l'amministrazione e anche le varie associazioni per capire quale sarà il meccanismo più giusto da applicare, anche trovare delle soluzioni diverse al biglietto vero e proprio, insomma, ecco. E adesso invece parliamo di cultura, perché con la cultura si mangia. Pesaro e Urbino è al secondo posto in Italia sia per valore aggiunto che per occupati legati alle industrie culturali. E quanto emerge dal rapporto 2015 elaborato da Fondazione Simbola e Union Camere. Solo la provincia di Arezzo nelle due classifiche riesce a far meglio di Pesaro e Urbino. L'immagine fotografica torna ad essere protagonista a Fano con la 7ª edizione di Centrale Fotografia.
La rassegna annuale di eventi a tema sulla fotografia e l'arte contemporanea torna da oggi nella Città della Fortuna e si prolungherà fino a domenica 11 giugno. Curata da Luca Panaro e Marcello Sparaventi di Centrale Fotografia, sarà un'occasione per riflettere sull'Italia attraverso gli occhi di alcuni artisti che l'hanno scelta come luogo in cui formarsi e lavorare. Questo sarà possibile mediante incontri con gli autori, mostre, conferenze, tavole rotonde ed eventi collaterali. Alla ricca offerta culturale andrà ad aggiungersi l'opportunità di scoprire diversi luoghi fanesi come la Rocca Malatestiana, dove si svolgeranno i principali appuntamenti dell'iniziativa. È una rassegna che tra le altre cose contiene questo omaggio, che sono 10 anni di didattica che Centrale Fotografia ha fatto attraverso corsi di fotografia base tra Marche e Romagna. Dove verrà inaugurata? Allora, la mostra è al Caffè Centrale, che è la nostra sede, poi alla Memo e nel Salone Grande della Rocca Malatestiana. Tutte le iniziative della rassegna sono ad ingresso gratuito e per avere maggiori informazioni è possibile visitare il sito centralefotografia.com. 4 giornate di eventi all'insegna della fotografia contemporanea. Il tema di quest'anno è In Italia, questo è il titolo che abbiamo trovato, perché l'idea è quella di riflettere sulle opportunità che ci sono nel nostro paese e sul nostro territorio come luogo di grande capacità attrattiva nei confronti di artisti stranieri che qui vivono e risiedono. Ci saranno degli ospiti d'onore? Sì, gli ospiti d'onore sono Adrian Paci e Robert Gligorov, che saranno nostri ospiti e parleranno con il pubblico raccontando con taglio retrospettivo tutto il loro percorso artistico. In più avremo anche 2 giovanissimi che ancora studiano all'Accademia di Belle Arti di Brera a Milano, che sono Rui Wu e Delaram Mirnaghibi, un artista cinese e un artista iraniana, che esporranno i loro lavori e coi quali rifletteremo anche sull'opportunità di venire in Italia come luogo di studio e di formazione. La prossima è una bella iniziativa, davvero. L'inaugurazione di una altalena per disabili, finanziata grazie ad una raccolta fondi promossa dall'Associazione Culturale Sandro Pertini di Fano. Il progetto, denominato Un'altalena per sognare, è nato dalla necessità di garantire il più possibile pari opportunità a tutti i bambini. Per questo, nel centro sportivo e sociale di Ponte Sasso, siamo a Fano, domenica 14 giugno alle ore 12, la vedete l'altalena, questa altalena per sognare per disabili, dicevo, domenica 14 giugno alle ore 12, dopo il saluto delle autorità, il parroco di Marotta benedirà il parco e di conseguenza anche questa altalena. Al Cinema Politeama verrà proiettato lunedì prossimo Imperfetti Sconosciuti, il primo cortometraggio della diocesi di Fano dedicato alla famiglia. 4 storie, 4 problemi forse impossibili da superare. La famiglia di oggi vista attraverso la lente deforme della perfezione a tutti i costi, dove le difficoltà spesso non vengono affrontate insieme. Imperfetti sconosciuti. Il cortometraggio realizzato dall'Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli, Pergola. Una serata dedicata alla comunicazione nella famiglia. Lunedì 15 giugno ore 21. Proiezione e dibattito. Cinema Politeama di Fano. Ingresso libero. Sono 12 gli attori protagonisti di Imperfetti Sconosciuti, il cortometraggio scritto da Enrica Papetti per la regia di Luca Misuriello, dedicato alla famiglia, realizzato dall'Ufficio per le Comunicazioni Sociali della Diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli, Pergola. In programma per lunedì 15 giugno alle ore 21 al Cinema Politeama di Fano, con ingresso libero, il corto racconta in 36 minuti la quotidianità della famiglia di oggi, dove da imperfetta può diventare una grande scuola di dialogo. Sì, il cortometraggio Imperfetti Sconosciuti nasce proprio dal messaggio del Papa per la giornata per le comunicazioni sociali, che è comunicare alla famiglia, ambiente privilegiato dell'incontro nella gratuità dell'amore. Che cosa racconta il cortometraggio? Il cortometraggio racconta la vita quotidiana, quello che succede purtroppo nelle famiglie. Sono 4 storie, riguardano la separazione, la perdita del lavoro, il dialogo, il rapporto genitori-figli e la problematica di avere un anziano in casa e quindi tutto quello che ne sussegue. Siamo partiti per raccontare queste 4 storie e ovviamente ci siamo fatti ispirare dal quotidiano.
Milano, con un finale un po' a sorpresa che è richiamato un po' nel titolo Imperfetti Sconosciuti. Qual è il messaggio che avete voluto lanciare? Sì, il messaggio che con questo corto abbiamo voluto lanciare è che la famiglia perfetta non esiste, ma che all'interno delle imperfezioni che ci sono nella famiglia, queste imperfezioni possono diventare, anche se accolte dai vari membri della famiglia, quindi anche con relazionati anche nel modo giusto, possono diventare una ricchezza. Ed è un po' anche quello che Don Ivan Maffeis, che è il direttore nazionale per le comunicazioni sociali della Conferenza Episcopale Italiana, ha sottolineato nella recensione che ci ha fatto a questo corto, avendolo visto in anteprima. Appunto, anche lui ha sottolineato questo. Tra poco seguirà uno speciale sulla rosa canina, poi la partita del Fano, e questa edizione finisce qui. Grazie per averci seguito, arrivederci.